Finalmente Natale. Buongiorno e benvenuti a questo nuovo video vlogmas. Sono sola nel mio letto shabby chic. Certo che ci vuole coraggio per riprendersi in queste condizioni, aperto gli occhi da 5 minuti. Oh, sono troppo felice, finalmente è Natale. Anche se sono sola. Mi sono lavata e vestita, è arrivato Max. Riprendiamolo appena torna. Sarà felicissimo di fare questo nuovo vlogmas. Delle cose importanti, bravo bravo, fa tanti servizietti belli e buoni, è specialissimo mio amore. Adesso torna, adesso si calma. Ma oggi è Natale, oggi tutto è concesso, Max. We wish you a Merry Christmas e oggi è Natale! Amore mio, sei carico come un mulo, quanta roba c'è in mano! Oh, perché te ne sei andato stamattina? Non mi hai dato il buongiorno! Io dormivo! E di chi è questo paccone? 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 Oggi è Natale! E quello è mio! No! E quello è mio, quello no. È mio! Bentornato nella nostra casetta! E che hai fatto niente stamattina? Sì. Sfaticata! Ho messo il video, no. Poi mi sono lavata, mi sono vestita, mia, poi ho pulito tutte le cose là che stavo che mettendo. Che hai pulito? Ho pulito io ieri, l'ho pulito. No, io ho sistemato. No. Oh, che bello. E adesso che fate? Hai fatto tutti i servizietti? Tra l'altro volevo dire una cosa importantissima, perché nell'altro video io non lo so come, cioè il demonio della paraffina deve essersi impossessato di me, perché io ho detto Max, ti devi mettere il labello. Cioè è una cosa impossibile che non si usa a casa mia e non vediamo il labello da 100 anni, perché è tutta paraffina. Quindi figuratevi se Max si mette il labello, che Dio mi fulmini. Cioè io ho visto quel video, mi sarei voluta massacrare, ma proprio per dire ti devi mettere il burro cacao, no il labello, che come sapete, vi dico da anni, contiene solo paraffina, quindi non lo usiamo assolutamente. E infatti vi faccio vedere, tipo qua dentro Max c'ha tutti il burro cacao. Tipo per esempio il primo che trovo è questo qua, che è un burro cacao di Weleda, che è bio, ma in generale lui usa quasi sempre quelli che faccio io in casa, oppure quelli bio, comunque naturali, senza paraffina, solo buoni buoni. Quindi mi sta suonando il telefono, devo salire sopra. Non so voi ragazze, ma io ho notato questa cosa, che da quando abito in questa casa vado su e giù 100 volte al giorno. Ma anche se anche nella mia casa è a 2 piani, però non lo so perché qua vado su e giù 100 volte, cioè da stamattina 100 volte veramente. Allora io non è vero che non ho fatto niente, perché ho pubblicato il video di oggi e tra l'altro vi ringrazio tantissimo per tutti i bellissimi commenti che ci lasciate sempre sotto i video. Infatti voi tutti i pollici in su per Max, vi è contentissimo. Vabbè, non fate caso a sta stanza perché praticamente devo sistemare tutto. Questa è una delle due camere al piano di sopra che me le devo sistemare. Una farò lo studio, una farò la mia stanza cosmeticosa. E poi comunque settimana prossima penso di girarvi l'home tour, quindi vi farò vedere tutta la casa finalmente. Yeah, yeah. Spero di farcela, mi raccomando, mettete un pollice in su se volete il video home tour, se volete vedere la mia casa. Adesso è Natale, io non vedo l'ora, perché praticamente dobbiamo preparare tutte le cose, vero Max? Dobbiamo cucinare, perché facciamo tutto il fatto del pranzo, della cena di Natale con la mia famiglia, quindi sarà una bellissima giornata di Natale. Per l'occasione infatti ho messo questo bellissimo maglione natalizio, sono troppo troppo felicissima. Siamo in piena preparazione, pranzo, anzi cena di Natale. Ciao family.
stiamo facendo tante cose buone buone, perché stiamo registrando dei video, così li vedete sul mio secondo canale, tante ricette di cucina natalizie. Il pisto, tante cose buone, ma che stupisco. Starnuto in diretta, comunque vabbè. Oggi è Natale. E non si aprono i regali, si aprono a mezzanotte. Io li voglio già aprire. Uffa. Comunque ragazzi, vi lascio il link del mio secondo canale nelle box informazioni, così potete vedere tutte queste ricette buonissime. Vero mamma Rosy? Ma pure le vostre mamme quando cucinano sembra che stanno su un altro pianeta, non vi rispondono nulla. Sono proprio immedesimate e calate. Ma adesso sai che devi nell'impasto, diventano tutti uno con l'impasto. Per pranzo mortadella shabby chic, bel panino. Te amo. Panino shabby chic, buon appetito. Su Muriello si mangia il suo panino, sta aspettando le ore. Ah, com'è? Era un po' più carbonato. Buon appetito. Com'è bello il panino con la mortadella. Anche io il panino con la mortadella, perché oggi non si mangia sano. Lo mangio una volta all'anno, credimi, però lo devo mangiare. Ecco qua, bei roccocò pronti, vero Nancy? Yeah. Mamma, se volete il video metteteci un bel pollice in su. Video di chi? Dei roccocò, ma tanto noi già l'abbiamo fatto. Non l'abbiamo detto. No, perché questo è il vlog, che contemporaneamente stiamo registrando anche il video delle ricette. Vi ho fatto lo scherzo, già l'ho registrati. Li vedrete tra pochi giorni sul mio secondo canale. Tutte le ricette di cucina, tutte, vero Nancy? Il menù di Natale, tutto, andate sul nostro secondo canale. Ciao, che ciao, quello è vlog. Secondo vlog, non si capisce niente. Oh, quanti regali, che bevacchi, quanti regali. Nancy, mo questi regali li dobbiamo portare tutti quanti a casa mia. Andate, quanti regali, e là li spacchettiamo. Nancy, ci sono anche questi qua. Sono segreti. Sono segreti. E poi ce ne sono anche altri a casa mia. Mado, quanti regali. Oh no, non vedo l'ora di aprirli. Ma li vogliamo aprire qualcuno? No, a mezzanotte. Apriamo il video vlog, sarà così. Io che dirò, no, a mezzanotte. Voglio aprirli, voglio aprire i regali. Bravo, uffa. A mezzanotte. Non siamo solo noi, ci mettiamo a aprire i regali. E che fa? Non lo diciamo a nessuno. Poi li incartiamo. Nemmeno tutti i nostri. Li apriamo e poi li incartiamo di nuovo. Che ci frega, eh? Dai, ti do 50 euro. Ecco qua, sorpresa, ho fatto una torta per Max, perché Max è come il bambinello, ebbene sì, nasce a Natale, quindi sarà anche il suo compleanno. Ecco, ho spiegato perché è un santo, ha tanta pazienza, perché è un po' un bambinello. Quindi ho fatto una torta, guardate, l'ho fatta proprio io con le mie mani. Non è vero! L'ho fatta proprio io con le mie mani! Non è vero! Questa torta al cioccolato per Max, sorpresa, stasera gli facciamo la sorpresa. Prendi la candelina. Sarà contentissimo di registrare il vlog con la sua torta di compleanno. E spegnere le candeline. In diretta davanti a tutti. Madò, che è successo? Uffa. Che casino, praticamente abbiamo registrato il video, uno dei video è venuto senza audio per sto cavolo di microfono che si scarica sempre la pila, oddio, cioè sì. Da stamattina mi devi credere, non sembra neanche Natale, talmente delle sventure e degli imprevisti che stanno succedendo. Il rubinetto della cucina, mi hanno montato la cucina senza rubinetto, cioè incredibile, vabbè. Che sfiga. Poi mi è venuto pure il cicco. Ma no, comunque ti giuro, tutti a me, comunque una dopo l'altra stanno succedendo. Madonna mia, arriveremo a stasera sani e salvi. Dobbiamo portare tutta la casa nostra all'altra tua casa. Alla casa mia, perché mia mamma fa: ma tieni piatti grandi? No mamma, porti piatti grandi. Ma ce l'hai strofinacci? No mamma, comunque mamma ha preparato tipo delle valigie. Dobbiamo fare uno sfratto, mia mamma mi odia, incredibile, vabbè. Comunque questo Natale non ci abbatterà, supereremo tutti gli imprevisti, ma soprattutto avrò dei bei regali, perché con quello che si sta prospettando secondo me avrò dei regali di merda, da sicuro, vabbè. Oddio, sono distrutta,
i miei amori, li ho portati a casa mia. Sì, arrivo. Ho portato i miei amori a casa mia, li sono andati a prendere. Oddio, sono distrutta. Sono tutto il tempo a casa con mamma e mia sorella a fare tutti i preparativi. Adesso mi sono avviata qua con i cani, li ho portati qua i miei amori. E Max sta sopra che mi chiama: ma che vuole questo scocciante? Comunque volevo farvi vedere che gli ho portato pure il suo cuscinetto, il loro cuscinettino, per farli mettere sopra. E adesso devono arrivare tutti quanti per la nostra cena qua di Natale. Non vedo l'ora. Oddio, sono distrutta, io sono già stanchissima. Che vuoi, Max? Sembrava che rispondevi in modo troppo dolce. Amore mio, mi sta aiutando. Sta la camera accesa. Aiutando a montare il video, vero amore? Ma non si dicono le parolacce! Prima un attimo, fammi finire solo. Amore, io sono distrutto. Non hai fatto niente, sei distrutto. Non hai fatto niente. Quanti imprevisti questo Natale? Spegni un attimo. Spegni. Scusate, dopo Sta cosa non mette a fuoco, non vedo. Ecco qua, finalmente abbiamo portato tutti i regali. Mamma mia, non ci vanno sotto all'albero, incredibile. Ma quando le apriamo sti regali? Ok. Ci avete dato un rotolo di carta igienica. Ti piace quest'albero, zia? Questo è un albero shabby chic. No, no, la figlia mia, quindi. Vabbè, la figlia l'amica tua, dai, ma sempre. Bianca, tutto. No, usa la terra è tutto bianco, però. Ma il mio è più bello, però. È shabby chic. Oh, guarda un po' che ha fatto Nancy, ha preparato tutto qua sopra. E allora che hai messo Nancy? La frutta secca, i datteri, cioccolata, castagne, noce, nucele. E questi sono quelli che abbiamo fatto noi. Sì, sì. E abbiamo registrato anche il video di Rococò e Mustaccioli, perché ce l'avete chiesto in tantissime. Quindi lo caricheremo sul nostro secondo canale. Sono è vero? Zia. Ciao zia! Ciao, ciao. Un salutino, ciao! Vuoi salutare qualche tua amica? Ma sì. E chi vuoi salutare? Denisa. Chi è? Abbiamo ingegnato la mia cucina shabby chic per fare la pasta. Le linguine? O no, sono spaghetti? Ah, spaghetti con? Scampi. Scampi, guarda qua, guarda, hai fatto già cadere una macchia di pomodoro. Madonna mia, ma dopo dobbiamo pure pulire. Ma com'è? Hai sporcato tutta la cucina? Ma quello è shabby chic. E tu l'hai sporcato? Ecco qua, questo è il cappello giusto. Cuoco di Natale. Non mi sporcare la cucina shabby chic, per favore. Sta come siete carini, troppo bene. Vabbè, buon appetito. C'è la pasta. C'è anche Max. Max, io t'ho sentito. Ha detto che guaio che mi ha passato. Sono Max, ho messo il cappellino. Ma perché proprio lui è contraddittorio a tutto il Natale, guarda che sì. Vabbè, buon appetito. È arrivato il momento di noci e nucelle. Il mio momento preferito, guardate. Poi sul mio secondo canale vi ho caricato il video di tutto il menù natalizio. Se volete vedere tutto quello che abbiamo mangiato. Oh mio Dio, cosa è successo? È caduto l'albero! Si è incazzato Max, oddio! Cioè noi stavamo mangiando e all'improvviso patatrac, è caduto l'albero. Infatti lui aveva detto: ma che quest'albero è un po' storto. Cioè è caduto tutto, non è più stessa. Che differenza c'è? Sono più imprevisti questo Natale. Dio, Pochi si è spaventato. Piccolo, ti sei preso paura. Amorino, ti sei messo paura tu, piccola. Pure Molly si è spaventata. Ancora a mangiare, cioè, me lo sto morendo, stiamo mangiando da 3 ore, aiuto. Questi bimbi stanno stanchi, si sono addormentati. Finalmente apriamo tutti i regali. Abbiamo avuto un regalo speciale, abbiamo. Bellissimo. Già la carta non promette bene. Bellissimo. Asce, noi vediamo cosa viene. Oh, ma che cos'è? Uno stendino di panni. Uno stendino dei panni. E questo? Un grebiule. Un maschile, però. Ah, un grebiule. Per te. Vai.
cari Marcello e Massimo, quest'anno per voi il Natale è molto speciale. Anche ho iniziato una nuova vita dove non c'è più l'io e il tu, ma il noi. Una parolina? Una parolina che per realizzarsi ha bisogno di tanto impegno da parte vostra, di assunzione di responsabilità, di rispetto reciproco, di comprensione, di complicità, di amicizia, di amore e passione. Voi vi conoscete da tanto tempo, ma affrontare la vita quotidiana insieme è tutta un'altra cosa, ma il vostro amore è forte e saprà guidarvi sia nella tempesta che nella bonaccia. Buon Natale e buona vita, ma poesia proprio. Ci siamo emozionati. Ma non ci bacia. Un regalo speciale per Max. No, può essere mai cosa per mangiare. Sono quattro cose. Quattro cose. Deve essere aperta così. Brava, brava. No. Guardate pure, andiamo, scemo. I pancake. Le merendine senza olio di palma, e vai! Basta nastrine, solo merendine senza olio di palma. Sei contento? Questo non hanno l'olio di palma. Questo non regalo. Oh no. Altro imprevisto. Io, mia mamma, il libro già l'ha letto. Mamma, adesso lo devi andare a cambiare. Ma tu hai letto tutti i libri del mondo! Com'è possibile? Portato al cinema! No, dai, veramente! Dove? Il mio dito! Oddio! È volata! Oddio, vabbè, almeno qualcosa di fortunato allora c'è questo Natale! Tutti i regali vi faremo il video! Tanti tanti regali bellissimi, faremo il video! Se volete il video fatecelo sapere, così facciamo video di tutti i regali di Natale! Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Max, tanti auguri, buon compleanno, mi ha fatto la torta, non è stato molto contento. Amore! Non è stato molto contento, Max. Ti vediamo domani. Ciao!